Ciao a tutti amici di Cucina con D e della mucca che si vede qua. Sto facendo video con la Xiaomi G. Vi lascio qui sotto nell'info box un link a Amazon per acquistarla con tutti i suoi prodotti, i suoi gadget, e perché sono qui per fare questo video. Come ben sapete, ho avuto gravi problemi di salute in Giappone, per questo che sono ritornato. Mi hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin al quarto stadio con ardi interessamento ai polmoni, con metastasi ai polmoni. E dopo alcuni cicli di chemio le mie vene, tanto appena sbuffato, non so se si è sentito, dopo vari cicli di chemio, credo dopo un paio, le mie vene nel braccio erano ridotte molto male e quindi hanno deciso di installarmi un catetere venoso che al momento è coperto, quindi voi non vedete, da un calzino. Questo è un calzino di spugna tagliato, che sotto c'è la medicazione, non sto qua a farvi vedere perché è anche brutto. Cosa succedeva? Ho avuto con questo catetere venoso, detto PIC, lo chiamerò PIC d'ora in poi, cosa fa? Ha un tubicino che mi arriva praticamente quasi fino al cuore e mi inietta, mi preleva sangue direttamente da una arteria o da una vena principale. Non voglio dire stupidaggine, quindi non voglio fare dire stupidaggine, quindi ho un'altra, adesso non sono sicuro. E cosa succede? Ho un tubicino che mi fuoriesce dal braccio, che è piegato, e non posso bagnarlo ovviamente, perché altrimenti so cazzi, perché la medicazione mi protegge completamente il tubicino che entra nel braccio. E cosa succede quindi? C'è una gran difficoltà nel farsi la doccia, farsi un bagno, andare in piscina, alle terme, qualsiasi cosa che implichi l'utilizzo di acqua, anche magari vabbè, fare sport, sì, basta stare attenti e non bagnarsi. Ma cosa succede? Per farmi la doccia devo utilizzare del Domopack, della pellicola trasparente. Credo che il Domopack sia quella carta aziendata, quindi di pellicola trasparente, avvolgere il braccio e sperare che non si bagnasse passando la medicazione. Quindi erano bestemmie, paranoie, paura, tenere il braccio sollevato così per non bagnare la medicazione, appunto. E dopo un po', parlando con l'infermiera dell'ospedale mentre stavo facendo la chemioterapia, l'ultima chemioterapia che ho fatto mercoledì, mi ha detto: ma guarda, esiste un manicotto in gomma che ti puoi infilare per evitare che si bagni la medicazione. Ho cercato su Amazon e l'ho trovata, eccola qua, si chiama Block Waterproof Protector. Ce ne sono di tre tipi almeno. Questa, tra l'altro è made in England, non è neanche una cinesata. È made in England, sono tre tipi, dicevamo, perché principalmente è per le ingessature. Ad esempio, potete vedere l'immagine qua dietro. Vedete il lumino. Lucina quello che è l'Axiom. Per le ingessature, vediamo se riesco a mostrarvi la cartolina che c'è dentro. C'è il simpatico orsacchiotto con la zampetta rotta. In pratica cosa fa? Voi vi mettete questo manicotto di gomma, stando attenti a non bucarlo, ve lo mettete sul braccio, è questo qua. Io ho dovuto prendere il modello lungo perché ovviamente il PIC ce l'ho nell'avambraccio, ma esiste anche il modello corto fino al gomito, eccolo qua, con la mano, questa forma di mano che vi consente, è bruttino da vedere, lo so, ma è l'unico modo per lavarsi, andare in piscina, andare alle terme senza paranoia. E allora, questo è lungo 78 centimetri ed è largo, e va bene per una circonferenza di da 27 a 44 centimetri, quindi per un'ingessatura va più che bene. Poi c'è quello corto, che è invece
lunghezza 53 cm, ti arriva praticamente al gomito. Se uno ha l'ingessatura al braccio, al polso, così va anche bene, senza dover prendere quello lungo. Poi c'è quello per la gamba, quindi sono quattro i modelli, quello per la gamba corto, che sono un pezzo che è 66 cm, altrimenti quello più lungo da 95. Vi faccio vedere come si infila, è molto semplice. Andrebbe piegato su se stesso, fatto così, più o meno, cercando di non far entrare aria, o meglio di non lasciarla dentro. Si infila il braccio, in questo caso, si, questa è la mia mano, e si srotola sopra l'ingessatura barra il problema che avete voi. Ecco fatto. Così è come viene il questo prodotto. Ho cercato di togliere il più possibile aria all'interno, più che altro perché se andate, se vi fate la doccia chi se ne frega. Ma se andate in piscina, sai, nuoti con sto coso, a galla è un po' brutto, suona un po' male, brutto. Però, perché è bello? È bello perché l'ho provato l'altro ieri che ho fatto la doccia e mi si è aperto un mondo. Io da mesi che quando facevo la doccia dovevo essere aiutato, dovevo bestemmiare ogni volta, ero molto nervoso ogni volta che facevo la doccia. Quindi c'è stato anche un piccolo periodo che ho passato giorni senza farla e stavo male perché, per questo. Anche perché è bello fare la doccia. E quindi ve la consiglio veramente. Se conoscete qualcuno con arti ingessati o con lo stesso problema, con cateteri, con cateteri venosi, intendo, no? Con il pisello alla patata, è molto utile. Costa 20 euro sui 20 euro su Amazon. Sì, non è questa gran bellezza, ma odore di gomma, è gomma. Bisogna stare attenti più che altro quando lo si indossa a orologi, bisogna stare attenti agli anelli, alle lunghe e lunghe, perché altrimenti si buca, è pur sempre gomma. Made in England, quindi non è cinesata. Qui all'attaccatore del braccio c'è, adesso ve lo mostro, si stringe, quindi si attacca ben bene. Ecco qua, vedete? Questa è la chiusura. Ah, sembra a cuore di bottiglia. È veramente un prodotto fantastico. Blox, io ve lo consiglio. Vi metto il link sia di quello lungo che ma così così vi metto i link di tutti e quattro, vai, intanto non mi costa nulla. Vi ricordo che io sono partner con Amazon, quindi se acquistate tramite i miei link mi fate guadagnare qualcosina, che non sarebbe male, dato che da quando sono tornato in Italia non sto lavorando a causa della mia malattia e non riesco a trovare lavoro. E ma ci sono anche tutte le istruzioni, guardate, come ve l'ho mostrato, eccolo qua, è in inglese, ecco qua, ci sono le istruzioni, c'è un altro libretto che vi spiega un po' di cose, le avvertenze e tutto quanto. Bene, stavo dicendo, il link del mio programma affiliazione, cioè sono affiliato a Amazon, quindi se acquistate qualcosa tramite i miei link io prendo una piccola commissione, ma voi non pagherete nulla in più di quello che già dovete pagare, quindi non c'è problema. E anzi, vi chiedo cortesemente di condividere questo video a tutte le persone che conoscete che hanno un braccio ingessato, una gamba ingessata o qualsiasi problema come il mio, come ho già detto in precedenza. E basta così, dai. Qui sotto nell'info box vi lascio tutti i miei link, per caso il mio account Instagram, che seguitelo perché ultimamente sta andando abbastanza bene, sono veramente soddisfatto. C'è il link per le donazioni PayPal. E che altro? Passo così.
vi saluto, ci vediamo a un prossimo video e vi auguro una buona settimana e una buona vita.